di un volume su sali cedi. Prego, professoressa. Senta, io parlo sempre in piedi, quindi mi... non sono capace. Si può mettere qui e avviciniamo il microfono, non si perde. Perfetto, non sono capace. Allora, buonasera, grazie agli organizzatori dell'invito. Sono Anna Dermes e sono la vicepresidente della Prologo di Dell'Ante. E siamo molto contenti di partecipare a questo pomeriggio di studio, perché, come ha detto l'avvocato, Bellante è il paese in cui Saliceti è nato. Anzi, veramente, Saliceti è nato a Ripattoni, una bellissima frazione che sta sopra a una collina. Allora, in questi ultimi 3-4 anni, la Prologo di Bellante, che poi detta così sembra un'organizzazione, invece siamo quattro, e ha fatto tutto e di più per portare alla visibilità questo personaggio, questa figura, perché anche da noi è sconosciuto. E io vi posso dire che non sono teramana io, non lo conoscevo fino a 4 anni fa, pur insegnando storia, non lo conoscevo. E abbiamo fatto tantissime iniziative, abbiamo fatto convegni, abbiamo scoperto lapidi, abbiamo scritto articoli. Io personalmente sono andata nelle scuole in 2 anni, nelle scuole superiori, nei licei di Teramo, e ho parlato di questo personaggio. Non lo conoscevo e ho avuto questo primo incarico dalla Prologo di stilare un percorso didattico per i ragazzi. Poi purtroppo studia una cosa, approfondisci un'altra, sono rimasta presa dentro, per cui sono 3 anni che io non faccio altro, cioè sto guardando tutto e di più. Allora, innanzitutto io vorrei dire una cosa, che la figura di Saliceti, come è stata prospettata dai primi biografi, è una figura che non risponde molto alla realtà. Perché? Perché negli anni 70-80 dell'Ottocento hanno scritto su quest'uomo quello che le persone del luogo, le persone che lo avevano conosciuto, ricordavano di lui. Se noi andiamo a vedere le carte, ci sono delle cose che non combaciano per nulla. Ora, quanto tempo c'ho? Perché dopo io vado a Valanga, Allora, per esempio, io vorrei partire dalla Repubblica Romana, però vorrei dire subito una cosa. Per esempio, il problema della Giovane Italia, io me ne sono molto interessata e sono arrivata a delle conclusioni che sono un po' diverse da quelle che ho sentito qui. Perché? Saliceti fondamentalmente non è stato un Mazziniano e non poteva esserlo, perché dopo ve lo spiego. Che cosa era? Era un carbonaro, ma ha avuto dei rapporti stretti con la Giovane Italia, perché dopo che la Giovane Italia è stata sciolta, moltissimi appartenenti alla carboneria sono entrati dentro la Giovane Italia. E Mazzini lo dice in molte lettere, dice sì, stanno tra di noi, ma comunque hanno una visione diversa. Ora, perché non poteva essere un Mazziniano puro, pur avendo collaborato con i Mazziniani? Perché la posizione di Saliceti, per quanto riguarda l'Unità d'Italia, non è quella unitaria immediata. Saliceti è un uomo del Regno delle Due Sicilie. Allora dobbiamo partire da questo... da questa cosa chiara. Il suo programma era uno, quello di portare il Regno delle Due Sicilie a diventare uno Stato democratico, fare una federazione o confederazione, c'era ancora il punto interrogativo, e poi dalla confederazione partire per una soluzione che sarebbe stata la soluzione unitaria. E questo lui lo dice esplicitamente, cioè nei suoi scritti. Cioè è un uomo del Regno delle Due Sicilie che vuole che questo regno importantissimo, questo Stato importantissimo, abbandoni questa situazione che era molto arretrata per quei tempi in Europa, e diventi uno Stato con una Costituzione.
ecco, quello che viene fuori dagli scritti. Tant'è vero che quest'anno c'è stata un'altra iniziativa per chiudere i 200 anni della Biblioteca Delfico ed è stata scoperta una lapide. E io sono stata molto contraria quando ho visto quello che avevano scritto sulla lapide, perché ci sono degli storici eminenti, come per esempio la professoressa Morelli, che ha scritto tantissimo sulla Giovane Italia, che traccia tutto un percorso. Gli scontri con Mazzini non sono soltanto legati alle divergenze che avvengono a Londra negli anni nel 50 e 51, ma sono proprio una differenza di vedute, perché lui ha una costruzione politica alle spalle che è diametralmente opposta a quella di Mazzini. Allora, noi parliamo della Repubblica Romana, altro distinguo. È vero, la Costituzione della Repubblica Romana è importantissima, è la più vicina alla Costituzione Repubblicana, ma fermiamoci, ci sono delle cose simili, ma ci sono tante tante diversità. Cioè, la Costituzione del 48 nasce ben diversamente. Innanzitutto nasce dalle nostre tre anime, no? L'anima liberale, l'anima cattolica e l'anima socialista. È una Costituzione che nasce dalla Resistenza, è una Costituzione che ha alle spalle un percorso diametralmente opposto. Che cosa hanno in comune? Che sono delle Costituzioni che nascono da assemblee, cioè non sono Costituzioni, come si diceva nell'Ottocento, octroyé, regalate. Sono delle costituzioni che vengono fuori perché la gente si mette intorno a un tavolo. I nostri padri costituenti nel 1946, da giugno del 46 fino a dicembre del 47, hanno discusso, hanno tirato fuori la parte migliore di loro ed è venuta fuori la nostra Costituzione. C'è un'altra cosa molto importante, che sono i principi e poi sono gli articoli. I principi sono le strutture. Se le strutture vengono toccate, tutta l'architrave cade, e poi ci sono gli articoli. Una cosa fondamentale che può essere in comune è la laicità dello Stato. E adesso torniamo a Saliceti, perché il principio settimo principio, che parla della laicità dello Stato, è stato uno dei momenti che ha provocato più divisioni dentro l'Assemblea Costituente, in quanto non era l'Assemblea Costituente omogenea, vi erano posizioni diverse. Per esempio c'era Mameli, che era per avere il cattolicesimo come religione dello Stato. E pensate che questo principio, il settimo principio, è stato talmente combattuto da essere approvato due giorni prima che cadesse la Repubblica Romana, per merito di Saliceti, che ne ha fatto una battaglia fortissima, cioè è fino all'ultimo, in modo strenuo, l'ha difeso. Tant'è vero che proprio nelle ultime ore ha cancellato il primo rigo del principio che diceva che la religione cattolica era religione dello Stato. Quindi è un salto di qualità fondamentale. Poi differenze: c'è una sola Camera, invece noi siamo usciti con la Costituzione con due Camere. Poi c'è il triumvirato, che è il potere esecutivo, che crea i ministri. Quindi ci sono delle differenze. Ma Aurelio Saliceti non poteva fare quello che ha fatto durante la Repubblica Romana se non avesse avuto alle spalle un passato di degno rispetto, perché gran parte degli articoli li ha scritti lui. Cioè, non li ha... È vero che lì c'è stata la collaborazione, ma era lui che scriveva, perché aveva questa grande capacità organizzativa. A Saliceti le persone che lo hanno conosciuto non riconoscono una grande ideologia politica. Si dice proprio
lo dicono così chiaramente, ma una grande capacità di organizzazione e una visione del diritto encomiabile. Allora, come era arrivato Saliceti al 49? Ma Saliceti aveva emendato la Costituzione del 1848 nel secondo governo Serra Capriola. Quando viene data la Costituzione nel Regno delle Due Sicilie, il primo governo non riesce a ottenere dei risultati e quindi va a un rimpasto e viene scelto Saliceti come ministro di Grazia e Giustizia. È una cosa assolutamente fuori dalla tradizione, perché Saliceti chi era? Saliceti era un professore. Era un professore universitario, aveva iniziato la carriera nella magistratura, ma dal punto di vista politico non si era, tra virgolette, sporcate le mani. Perché? Per una cosa molto semplice: dopo che nel 1935 aveva vinto il concorso ed era un uomo dello Stato, dal 1935 al 1946 al 1947 pare, perché dico pare, che si sia allontanato dalla politica. Perché visibilmente non ci sono dei contatti, anche se poi si dice che lui fosse in legami stretti con tutte le persone più radicali del centro-sud. Quindi ha una preparazione giuridica formidabile, anche perché il Regno delle Due Sicilie, quando io l'ho letto mi sono veramente meravigliato, era particolare, cioè conservava tutti i codici dai più antichi. Per esempio c'era la legge sveva, la legge angioina, la legge spagnola, e non venivano messe da parte, ma un codice si sommava all'altro, sicché voi immaginate che cosa poteva essere la certezza del diritto, cioè ogni avvocato prendeva una legge o un'altra. Quindi il codice, per esempio, Aurelio Saliceti è un fine conoscitore del codice romano, delle leggi romane. Quindi lui la grande prova la dà in quei 9 giorni, perché nel giro di pochissimo, immaginate che cosa potesse essere, ha scritto delle cose fondamentali, come quel emendato, appunto, come il diritto di dare, mi si è seccata la voce, il diritto di dare il voto a tutti, che non fu accettato, di togliere la Camera dei Pari, che era assolutamente una bestemmia per quei tempi, e poi l'allontanamento dei gesuiti e tante altre cose. Su che cosa è caduto Saliceti dopo i 9 giorni, alcuni dicono 7, altri 9, sulla legge degli attruppamenti, cioè lui si è rifiutato di sparare sulla folla. Cioè, di fronte a questi gruppi anche abbastanza violenti che a Napoli si radunavano nelle piazze e spesso lottavano tra di loro, Saliceti non vuole firmare la legge, e siccome era di sua competenza, dopo il rifiuto viene allontanato. E quindi poi si arriva, adesso non vi sto dicendo, non vi allungo la cosa, al 15 maggio, quando questa Costituzione viene praticamente allontanata ma non abrogata, e poi lui passa e va via. Allora, vediamo un po', se mi date 2 minuti, chi è questo signore. Allora, innanzitutto nasce in una famiglia di quella borghesia povera, molto povera, dove è vero che si studiava, ma è anche vero che viveva in modo molto stentato. Questo chi ce lo dice? Lo dice il fatto che la mamma e il padre non possono mandarla a scuola. Non è che autodidatta per sua volontà, perché non avevano i soldi per mandarla a Teramo e far seguire una scuola. E lui impara attraverso, come ha detto,
l'avvocato attraverso i libri direttamente, perché il padre ha una grandissima intuizione che è dei pedagogisti più avanzati, cioè quella di mettere il figlio direttamente di fronte a un'opera e di farlo scontrare con il testo e poi capire quello che il ragazzo ha imparato. Quindi il ragazzo non va a scuola, impara quello che può imparare, e Aurelio Saliceti è più, per esempio, ha delle carenze dal punto di vista filosofico, perché non ha avuto un buon insegnante di filosofia, è molto più esperto nella storia, molto più esperto nella fisica, conosce benissimo il latino e incomincia a fare studi giuridici anche seguito dal padre. Ora, giovanissimo, lui diventa cancelliere. Allora, il mestiere di cancelliere non è un grande mestiere, no? Voi immaginate che lui aveva studiato, era, diciamo, una mente lucida, lucidissima, conosceva tantissime cose, però è costretto dalla sua situazione familiare ad andare a Nereto, nel giudicato di Nereto, e diventare cancelliere. E intanto si prepara per la laurea. Tutti l'Abruzzo gravitava verso la capitale, che noi facevamo parte, eravamo la parte superiore del Regno delle Due Sicilie, e quindi si prepara e va a Napoli, e a Napoli lui si laurea. Tornato a Teramo, vorrebbe entrare nel Regio Collegio. Una cosa volevo dire: questo incarico al Regio Collegio, che oggi potrebbe essere come l'incarico in un liceo, no? In effetti è un incarico molto più importante, perché dopo il ritorno dei Borboni, l'università, specialmente l'Università di Napoli, aveva perso moltissimo della sua importanza, e quindi in molti paesi o città erano nate delle scuole che sopperivano alle carenze napoletane, e quindi il Regio Collegio di Teramo poteva essere considerato non proprio come un'università, ma diciamo come una scuola di eccellenza. Lui non viene accettato perché il padre è carbonaro, perché lui è carbonaro, e noi sappiamo che in quel momento mantiene i rapporti con la carboneria, ma scrive lettere in cui dice che con la carboneria non ha niente a che fare. Soltanto più tardi riuscirà a entrare nel Regio Collegio e ad insegnare. Intanto si sta preparando al grande avvenimento della sua vita, che è quello del concorso a Napoli. Ora immaginate, il Regno delle Due Sicilie è uno degli stati più importanti dell'Europa del tempo, c'è la seconda cattedra di leggi civili, è una cosa eccezionale. Questo signore parte da Teramo, parte dai pattoni con la sua valigetta e va a Napoli e va a sostenere questo concorso. Allora, tutti i biografi hanno raccontato, naturalmente biografi teramani, abruzzesi, di questo grande valore dell'uomo, che è indubitabile. Però io, per esempio, ho ritrovato le carte del concorso a cui ha partecipato Aurelio Saliceti. Posso dire che tale quale ha un concorso odierno, con le stesse caratteristiche e con le stesse diciamo manifestazioni. C'è un concorso senza controllo, dove ognuno ha potuto scrivere o copiare quello che ha voluto, che è durato dalla sera alla mattina, insomma, con diciamo con delle cose anche non molto simpatiche. Naturalmente Saliceti era bravissimo,
nessuno dice questo, però anche Saliceti era introdotto nell'ambiente napoletano. Del resto noi non siamo bambini e sappiamo benissimo che per arrivare ci vuole una grande preparazione, però immaginate il regno delle due Sicilie, che è un regno nominato in Europa per la corruzione, quanto sarebbe stato difficile poter affrontare una prova senza avere. Comunque Saliceti vince questo concorso e resta lì, fermo. Un uomo molto misterioso. Perché dico misterioso? Intanto noi non sappiamo nulla della sua vita privata, niente. Non è stato sposato, perché ha avuto relazioni, quali sono state le sue le persone con cui è vissuto più direttamente, noi non sappiamo nulla. Sappiamo soltanto di questo carattere integerrimo, duro, durissimo, che è duro. Vi porto due esempi. Nel 51, quando lui arriva a Parigi, perché scappa da Londra, non ce la fa più perché il clima di Londra lo sta uccidendo, e poi ha anche dei problemi dentro il gruppo mazziniano, dentro il quale lui lavora, e anche il gruppo che gli ha dato da mangiare, che lo ha aiutato, perché Mazzini lo ha aiutato moltissimo, proprio concretamente, perché a Londra faceva la fame. Lui arriva a Parigi in cerca di un impiego. Il fatto poi di essere diventato il precettore dei figli di Luciano Murat è un fatto non automatico. Questo sono cose che sto studiando in questo periodo. Cioè, non è che lui va a Parigi per accettare questo incarico, è qualcosa di fortuito, tant'è vero che pur vivendo in miseria rifiuta lo stipendio di Luciano Murat. Non si capisce come mai questo signore viveva nella miseria, cioè non era assolutamente attaccato ai soldi, attaccato alla carriera, era un uomo di una, diciamo, di una probità, ma anche di una trasparenza che forse noi oggi difficilmente riusciamo a capire. Io ieri, parlando con una persona, ho detto forse bisognerebbe fare anche un po' di analisi psicologica da Aurelio Saliceti, perché quando muore, che è presidente della Cassazione, lui muore in una soffitta senza riscaldamento, denutrito, e lo trovano dopo 5 giorni. Quindi, e ha rifiutato lo stipendio. È incredibile, cioè è una persona che ha sopportato di tutto nella sua vita, però ha voluto sempre mantenere le mani pulite, e quindi questo per noi, insomma, è un grandissimo. Poi Aurelio Saliceti, e dopo che va va a Parigi, diventa il capo del murattismo. Ecco, allora il murattismo per esempio è una cosa fondamentale nel Risorgimento italiano, però è anche vero che nessuno lo conosce. Che cos'è questo movimento del murattismo? Allora, per conoscerlo bisogna dire che stiamo uscendo dalle rivoluzioni del 48, le rivoluzioni perdute, le rivoluzioni dove chi più ha perso dentro il liberalismo italiano è il liberalismo democratico, perché il liberalismo democratico è stato sconfitto e difficilmente poi rialzerà la testa. E arriva a Parigi e non c'è soluzione per il problema italiano. Non si può fare la Repubblica, dice lui, il Piemonte non riesce nel suo intento perché l'Austria praticamente controlla tutto il nostro paese, ma qualche altra soluzione ci sarà. E sì, riportiamo sul trono del Regno delle Due Sicilie il figlio del buon re Gioacchino. Perché? Perché 10 anni di
governo, il famoso decennio francese dal 1806 al 1816, aveva lasciato un ottimo ricordo presso i napoletani, perché c'era stato uno svecchiamento delle strutture dello Stato, erano nate le scuole, si era cercato anche di fare la lottizzazione del latifondo. Insomma, i francesi, diciamo che con la loro amministrazione illuminata, avevano lasciato un buon ricordo. E allora c'è il figlio, cerchiamo di mettere a frutto questa persona e creiamo una monarchia costituzionale che possa fare da contrappeso al regno sabaudo, che ormai stava, diciamo, tessendo la tela per arrivare all'unità d'Italia. E qui ritorna ancora la sua figura. È un re, è un uomo, è uno statista del regno delle due Sicilie, che vuole l'unità d'Italia, ma vuole prima che si arrivi a una confederazione e poi all'unità. La sua è una rivoluzione, ma è una rivoluzione dall'alto, una rivoluzione legale, perché Aurelio Saliceti dice molto chiaramente: i tempi del terrore non sono molto lontani da noi, 1793, 94, 95, non si può cambiare uno Stato con la forza e con la rivoluzione violenta, ci vuole la rivoluzione legale, ci vuole la rivoluzione attraverso la legge. E quindi Saliceti si mette a capo di questo movimento, che fu un qualcosa che attraversò lo Stato, l'Italia del tempo, da nord a sud. Si crearono delle lacerazioni fortissime dentro il liberalismo italiano, perché c'era una parte del liberalismo che vedeva questo come un tradimento. Il famoso Pisacane nel 57 fa la spedizione nella paura che il movimento murattiano potesse diventare egemone in quel momento, e quindi sostiene, tant'è vero che Luciano Murà dirà il capo del partito è Saliceti. Poi, con gli accordi di Plombier, c'è la divisione dell'Italia in tre parti, si incomincia quasi a scommettere su questo Luciano Murà: il Piemonte, il Regno del Papa, in mezzo, lo Stato Pontificio, e poi il Regno delle Due Sicilie sotto i Napoleonidi. Ma nel momento in cui si fece la seconda guerra di indipendenza, perché nella seconda guerra di indipendenza, in genere in scuola non si dice mai, io quando insegnavo la prima cosa che dicevo, il progetto dell'unità d'Italia nasce durante la seconda guerra di indipendenza, perché prima c'era il progetto dell'Alta Italia. E Cavour aveva fatto l'incontro con Napoleone, Napoleone lo ha aiutato non per i suoi begli occhi, ma perché voleva la sua zona di influenza nel meridione dell'Italia. Quando poi le sorti della guerra sono andate avanti e ci sono state le annessioni nel centro Italia ed è cambiato il progetto, allora a quel punto Cavour ha capito che poteva battere un'altra pista. E in quel momento si è sfasciato tutto il movimento murattiano, era vincente la posizione sabauda e tutto il resto. Allora, voglio dire soltanto un'altra cosa per non allungarla, insomma. Poi se volete potete fare anche qualche domanda. Perché questo brio, no? La prima domanda che io mi sono fatta: perché nessuno lo conosce? Allora, intanto la storiografia del Novecento, ma specialmente la storiografia della seconda parte del Novecento, ha tolto una separazione tra la grande storia e la piccola storia, quella che veniva chiamata
la piccola storia, no, la storia locale. Non è così. Chi ha un po' di dimestichezza, no, con la filosofia, con Hegel, sa che dentro questo processo, dentro questa dialettica, ognuno è importante, ognuno dà un apporto, e l'apporto dell'uno vive nell'apporto dell'altro, e noi costruiamo questo grande tessuto. Quindi questa differenza tra grande e piccola storia non c'è più. Allora perché Saliceti non è conosciuto? Non è conosciuto in patria, non è conosciuto fuori, solo qualche studioso ogni tanto si ricorda di lui. C'è un argomento, una prova molto più evidente, che Saliceti era un democratico, e il Partito Democratico è il partito che viene sconfitto nel progetto dell'Unità d'Italia. Non sono i democratici che vincono, i democratici tutte le carte se le giocano nella rivoluzione del 48 con la Repubblica Romana del 49, e poi diventa egemone la linea moderata. E poi c'è un'altra cosa ancora, che Saliceti è un democratico, ma erano democratici anche Mazziniani, e allora lui viene schiacciato dalla democrazia, che è sinonimo di mazzinianesimo, e poi alla fine del secolo viene schiacciato dal socialismo. Cioè le sue posizioni non sono riferibili né da un lato né dall'altro, quindi il Movimento Democratico ha fallito. E ha fallito perché? Ritorniamo alle Costituzioni, perché noi nel 1861 che Costituzione ereditiamo? Lo Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino è una Costituzione octroyée, regalata, Carlo Alberto l'ha fatta scrivere dai suoi tecnici in 2 o 3 mesi, ricordando la Costituzione francese. È una Costituzione dove c'è la tolleranza religiosa, che è totalmente diverso dalla laicità dello Stato. Nell'Ottocento tutte le Costituzioni che si scrivono hanno sempre due mamme: o la Costituzione del 91, del 1791, che è una Costituzione moderata, o quella del 93, che è la Costituzione di Robespierre. Se è una Costituzione avanzata con il voto a tutti, è riferibile al 93, se è il voto è censitario, al 91. Noi ereditiamo una Costituzione che i Savoia avevano detto transitoria, perché il problema si pone nel 59. Quando il centro dell'Italia fa le annessioni, allora ci si pone il problema: che Costituzione usiamo? Non possiamo usare la Costituzione e lo Statuto Albertino, perché quella è del Regno Sardo. Usiamo la Costituzione fin quando finisce la guerra, fin quando riusciremo. E così siamo arrivati al 1860, e così siamo arrivati al 1861, e manteniamo ancora la Costituzione Albertina, lo Statuto Albertino, che è una Costituzione non avanzata, assolutamente non avanzata. A parte abbiamo detto che c'è la tolleranza religiosa, la parola stessa ce lo dice, cioè io ti tollero, ma la religione dello Stato è quella cattolica, anche se è un passo avanti, perché per la prima volta, per esempio, vengono tollerati i valdesi, vengono tollerati gli ebrei nello Stato Sardo. Ma poi il re non soltanto ha il potere esecutivo, ma controlla anche il legislativo, cioè doveva anche dire sì quando doveva essere promulgata una legge. Quindi è una Costituzione, diciamo, tra quelle vigenti, non molto aperta, non molto avanzata. Poi un'altra cosa importante, è uno scandalo nel 1861, quando nasce il Parlamento italiano, 600 persone ricevono la cartolina su 27 milioni,
Che significa? Significa che il censo era così alto che soltanto pochissime persone andavano a votare, quando in Francia già votavano 8 milioni, 10 milioni di persone, e invece in Italia votavano 600 persone. Di queste 600, 200 non si presentarono e solo 400 furono quelle che costituirono la Camera Alta e la Camera Bassa, come si dice. Allora, sì, ho chiuso. Noi la staremo a sentire per tutta la no. Voglio solo dire questo, che quello che a noi importa fondamentalmente è cercare di seminare presso i giovani queste cose. Ecco l'impegno che la Proloco si è data, che io continuerò, perché continuerò ad andare nelle scuole, continuerò, qualsiasi posto mi chiameranno, a fare questa opera, perché come diceva Hobsbawm, la memoria, i giovani non hanno memoria, cioè la memoria arriva a 2-3 mesi, 1 anno, 2 anni, quindi questo è importante. Poi volevo chiudere anche dicendo che il nostro impegno si è focalizzato su un'altra cosa, proprio l'ultima. Noi facciamo pure il battesimo civico il 2 di giugno, cioè convochiamo a Bellante, convochiamo tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni e facciamo loro la festa, perché come c'è una festa privata, bisogna che ci sia anche una festa pubblica per festeggiare i nuovi cittadini elettori che hanno 18 anni e che si devono impegnare direttamente nel concreto lavoro politico. Grazie tante. C'era il professor Fimiani che si preoccupava tanto dell'esito di questa serata, perché diceva: io non riesco a venire, io purtroppo, ve lo dico da lei, ho avuto davvero dei problemi di salute gravissimi, però ecco, maktub dicono gli arabi, no? Niente avviene per caso, e questa sera il caso, in verità anche l'amicizia col Feriozzi, ci ha portato la professoressa e ci ha portato davvero questo intervento che noi aspettiamo a questo punto con ansia, questo libro su Saliceti, e davvero la ringraziamo di cuore. Se il professor Morelli voleva fare qualche domanda, oppure un paio di minuti. Sì. Allora, Saliceti è stato il cuore d'attore della Costituzione romana, anche se è stata la figura preeminente. Perché non guarda il microfono? Vieni, vinto. No, stai. Allora, Aurelio Saliceti è stato il co-redattore della Costituzione, anche se è stata la figura principale, cioè l'ispiratore. E io ho avuto modo di confrontare diversi articoli delle varie costituzioni italiane, e quindi dico una cosa già scontata, è quella più moderna, e da cui poi è scaturita, diciamo, non dico la Costituzione italiana, però molti principi combaciano. È un sindaco romano che ha messo in pratica a livello amministrativo, è stato Ernesto Nathan, il cui nome è molto legato a Mazzini. E dopo la caduta dalla Repubblica Romana c'è stato un grosso personaggio abruzzese di Caramanico, Silvino Olivieri, che non è nemmeno conosciuto dalla storiografia nazionale, perché questo è stato, diciamo, chiamiamo tra virgolette, anche con alcuni punti oscuri, il liberatore dell'Argentina. Lui andò, cioè dopo aver partecipato ai fatti di Palermo, dopo aver partecipato in Lombardia, diciamo, nella prima guerra, diciamo, nella guerra di indipendenza, eccetera, lui voleva, diciamo, è andato nel Lazio, quindi a Roma, per promuovere una sollevazione popolare, quindi probabilmente aveva in mente di instaurare una seconda Repubblica Romana. Venne, diciamo, catturato dalle guardie pontificie
e imprigionato a Castel Sant'Angelo. Dovette intervenire l'ambasciata argentina per liberarlo, perché lui era stato già in Argentina, e poi tornò in Argentina a combattere insieme ad altri contro, diciamo, il dittatore Urquiza. Quindi in Argentina è considerato un padre della patria, in Italia non lo so, insomma, questo per dire, ma a altre figure, diciamo, Mazziniani, Carbonari, Garibaldini, cioè quello di Federico Salomone di Chieti, Clemente de Cesare si dipenne, quindi in questo progetto unitario parteciparono molti abruzzesi, lo stesso Silvio Spaventa, quindi l'Aquilano Pietro Marrelli, quindi, ma attorno a queste figure c'erano tante altre, anche un prete tra gli altri, quello di Ariodante Mandelli. Quindi presso i seminari e presso la Nunziatella di Napoli si formarono le coscienze, diciamo, rivoluzionarie. Quindi Silvino Olivieri era uno che proveniva dalla Nunziatella, quindi lo stesso fratello Fileno combatté insieme a lui in Lombardia, poi in Argentina. Poi Silvino nel 1859 fece una brutta fine, venne assassinato dai legionari e quindi l'eredità venne assunta sia dalla moglie che dal fratello. La moglie tornò a Chieti, la figlia Silvina, che nacque senza conoscere il padre, portò avanti in qualche modo le idee mazziniane e il progetto del padre. Cioè Mazzini definì, diciamo, in una lettera Silvino il secondo Garibaldi, e l'opera della figlia, cioè Silvina, sposata con il marchese De Felici di Pianella, si concretizza ancora nel mazzinianesimo, chiamavano così, con Enrico Sappia di Simone, che da Marsiglia venne in Italia e quindi venne in Abruzzo a Pianella, con progetti anche controversi, ma era quello lo scopo. Di portare l'Italia verso una repubblica. E un altro personaggio è, diciamo, l'altro repubblicano, diciamo, di cui parlò Francesco Baldassarre, Paolini Cappone. Giacinto Paolini Cappone. Quindi attorno, diciamo, a questo progetto unitario oppure confederale lavorarono anche tanti abruzzesi, più piccoli, più grandi, perché l'Abruzzo non fu una terra di isolamento, ma era una terra di confine, e quindi la presenza di questi personaggi dimostra che l'Abruzzo non era tagliato fuori. Grazie professore. Non credo ci siano domande dal pubblico, se ci sono. Sì, velocissimo. No, ho apprezzato molto l'intervento della professoressa per la capacità comunicativa. Volevo solo dire, quando ho letto che Murat ha lasciato un bel ricordo, beh, in Abruzzo, insomma, perché fu lui a far decapitare 3 martiri angolani del 14. Quindi Murat in Abruzzo, purtroppo, è chiaro che il decennio napoleonico propugnò delle riforme, però a livello del martirologio risorgimentale nostro abruzzese, Murat è un nome un po' maledetto, perché il primo moto carbonaro repubblicano, qua a Pescara c'è la targa a Piazza Garibaldi, fu proprio promosso da questi patrioti del 14, e Murat li fece, attraverso il generale Montigny che era feroce, li fece fucilare, decapitare, e le teste appese a... Ma ci sono sempre dei termini di paragone, perché quando poi torna il Borbone, non soltanto queste cose che dice lei vengono ampliate. No, posso finire, cioè, per un attimo? Sì. No, perché poi quindi questi stessi patrioti, perché c'è la questione, erano repubblicani oppure no? Erano repubblicani, per tutto lo dicono loro stessi, poi furono perseguitati dal Borbone. Faccio il nome, per esempio, giusto perché risuoni, di Michelangelo Castagna, di Domenico De Cesaris. Sono persone che furono perseguitate da Murat, poi dal Borbone, e rappresentano il repubblicanesimo che è rimasto sempre coerente con se stesso e che non ha avuto niente. Lo stesso Clemente De Cesaris, del quale c'è il monumento,
cioè lo dico perché l'ho fatti mettere io, quindi lo so. No, volevo concludere con un invito. Sappiate che cioè, a Piazza Unione c'è il monumento dei patrioti rinchiusi nel bagno penale e versa in pessime condizioni. Io ho fatto 6 sopralluoghi con 6 restauratori e il preventivo, mi dispiace, ero venuto perché pensavo ci fosse il presidente della regione, purtroppo non c'è, lo dirò appena lo trovo. 2000 euro e lo si restaura. Secondo me non restaurare questo monumento è un po' vergognoso, perché un po' di volontariato fine è piaciuto, qui ci va. Infatti, cioè, io sono disposto, ho fatto 6 sopralluoghi. Cioè, perché i monumenti proprio significano questo, servono ad ammonire, servono a ricordare. Se uno li lascia marcire, allora uno che deve pensare che l'Italia repubblicana è indifferente all'esempio di questi patrioti, molti dei quali, che Saliceti poi ebbe per esempio il presidente della Cassazione, io non sapevo. Scusi, io vorrei rispondo su questo. Ebbero uno stipendio, ma molti patrioti non ebbero niente, cioè ebbero soltanto perché Saliceti poi si è messo con Cavour, è diventato moderato, eccetera, eccetera. Ma molti patrioti, quelli per esempio dei bagni penali, quelli non diventeranno mai moderati. Nascono repubblicani, muoiono repubblicani e non hanno avuto niente. Per cui almeno restaurare con 2000 euro in questo momento. Bravissimamente. Quando io ho detto che c'era un buon ricordo, volevo dire che tutto quello che lei ha menzionato succedeva anche con i Borboni, cioè venivano mandati ai ferri per 10-15 anni, eccetera, eccetera. Però l'involuzione ci fu nella struttura dello Stato. Se lei immagina che durante il regno di Murat c'è stato il tentativo di spartire il latifondo, no? E che quando sono tornati i Borboni questo processo è stato non soltanto fermato, ma le terre sono ritornate nelle mani della Chiesa e dei grandi proprietari, allora può capire che cosa significhi essere una monarchia illuminata. E poi le posso dire, non ho tirato fuori l'argomento perché devo stringere, io ho avuto uno scambio telefonate e mail con l'archivio di Torino. Saliceti non è stato il primo presidente della Cassazione, non risulta. Il primo presidente della Cassazione italiano è un altro, è un conte, adesso non mi ricordo il nome, il conte. Quando io, rimasta così male, ho preso il telefono e ho chiamato questa persona, mi ha detto, le mando una mail con tutte le descrizioni e poi ha aggiunto, i documenti relativi a questo periodo sono andati distrutti perché il palazzo è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale. Però le possiamo dire con certezza che Saliceti non è stato il primo presidente della Cassazione. Io ho risposto, ma è scritto nella Treccani. Andate a prendere la Treccani e leggetelo. E loro mi hanno mandato le pezze d'appoggio. Quindi anche su questo, quando ho detto prima, bisogna stare attenti a quello che si dice su Saliceti, perché le notizie, le prime notizie degli anni 70-80 dell'Ottocento non sono veritieri. E poi per un altro problema fondamentale, la storia non è una dottrina scientifica, non è una materia scientifica, però è rigorosa. E quindi quando si scrive qualcosa bisogna che questo qualcosa sia convalidato da notizie certe. Perfetto, era la nostra domanda. Sì, una domanda al volo. Prima ha accennato il presidente Miniero che il Papa fuggì per appunto l'instaurazione della Repubblica Romana. Da reminiscenze scolastiche mi ricordo che praticamente Carbonari, Mazziniani, poi anche mi sembra Cavour e lo stesso Garibaldi furono scomunicati dalla Chiesa, e poi famoso il non expedit di Pio IX che invitava i cattolici a non prendere parte alla vita politica italiana. Ecco, se poteva appunto specificare, qualcuno dei relatori poteva specificare meglio questo aspetto. Grazie. Sì, prima di rispondere un attimo un saluto dell'assessore, poi mi sono distratto e si vede che oggi non è cosa.
I rapporti dei mazziniani, dei carbonari e poi lo nascente Stato italiano con la Chiesa cattolica. Il non expedit evidentemente fu una reazione a quello che era avvenuto con l'Unità d'Italia. Io voglio dire questo, quando noi andiamo a leggere il testo della Costituzione della Repubblica, Mazzini non era a Roma e probabilmente Mazzini non avrebbe condiviso questo articolo. E non l'avrebbe condiviso perché? Perché secondo Mazzini la religione e lo Stato non potevano essere divisi. Evidentemente il contrasto di Mazzini era contro la struttura politica che si confondeva, che coincideva con la struttura religiosa, quindi lo Stato etico. La posizione dei liberale cavuriana era tutt'altra cosa: libero Stato, libera Chiesa. Evidentemente chi era abituato ad essere il padre padrone non accettava questa situazione, non l'ha accettata, ha scomunicato e quindi ha indotto a non partecipare alla società civile. Questo è stato risolto, questo problema è stato risolto nel 29 con quello che poi è stato confermato con l'articolo 7 della Costituzione. Perfetto, grazie Miniero. E un ultimo saluto, e prima di farci fare questo saluto è presente con noi l'assessore alla cultura del comune di Bellad, la dottoressa Viviana Di Febbo, che ci porta i saluti del sindaco dell'amministrazione comunale. Prima di chiudere io invito tutti, a nome del presidente Di Marco, vi ringrazio innanzitutto per essere rimasti addirittura fino a questo orario, quindi non sappiamo come ringraziarvi. Vi do l'appuntamento a sabato 14 marzo, questa volta nella sala Tinozzi. Il brand della provincia per l'Unità d'Italia. Il presidente Di Marco, in occasione di questa ricorrenza, sta organizzando con il suo staff una giornata di studi che prevede una mattina, come a lui così piace, dedicata ai ragazzi e quindi alle scuole, e un pomeriggio un'occasione tipo quella di questa sera di intervento, di riflessione con studiosi e con gli storici. Io vi ringrazio tutti e vi faccio salutare per me, per tutti e per l'amministrazione provinciale dall'assessore Di Bellante. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io più che i saluti veramente vi porto dei ringraziamenti di cuore da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione. Non posso che lodare l'iniziativa, anche perché insomma ero in fondo, perché insomma, cioè, era una sala piena, quindi non sono riuscita ad avanzare e l'ho ascoltata tutta. Che dire, come cittadina di Bellante sono onorata di essere una concittadina del Saliceti. Devo dire che non lo conoscevo neanche io, nonostante fossi di Bellante, fino a qualche anno fa, quindi ringrazio soprattutto la Proloco, quindi Luigi Ferriozzi, il presidente e la vicepresidente, per l'opera che stanno facendo su questo personaggio e sulla sua divulgazione, soprattutto nelle nuove generazioni. Il battesimo civico è qualcosa di molto carino, di molto bello, lo facciamo ogni anno e oltre a consegnare una sorta di testimonianza su quello che ha fatto il Saliceti, consegniamo materialmente più sullo stesso un libricino, possiamo chiamarlo così, in cui c'è stampata la Costituzione romana e la nostra Costituzione repubblicana, proprio per far vedere che sono interconnesse per quanto possibile. Quindi veramente grazie di cuore e insomma aiutateci a far conoscere Saliceti sempre di più. Grazie.